Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere questo oggetto che mi è appena arrivato, che ho comprato su Amazon. Vi lascio in info box il link se per caso vi interessa acquistarlo. E si tratta di un montalatte. È un oggetto che serve per fare il cappuccino, ma non solo il cappuccino, perché poi dietro nella scatola ci sono tante indicazioni che vanno, diciamo, a suggerire delle preparazioni. Si può fare il frappè, si può montare la panna, si possono fare addirittura le uova strapazzate, insomma, si possono fare un sacco di cose. Io sinceramente l'ho comprato perché volevo farmi il cappuccino con la schiuma, perché io ho già in realtà un oggetto che serve per fare il cappuccino con la schiuma, però ultimamente non mi ci trovo più così bene. E quindi ho deciso di cambiare e di provare questo oggetto qua e volevo provarlo insieme a voi. Siccome mi è appena arrivato e non l'ho ancora provato, volevo fare la prova in diretta insieme a voi. Questo è l'oggetto, ve lo faccio vedere un pochino meglio. Questa è la parte finale che sarebbe quella che in teoria dovrebbe andare a fare tutta la schiumina nel cappuccino. Questo è il tasto di accensione e qui c'è la parte in cui vanno inserite le pile, ci vogliono due pile stilo. Però adesso ci trasferiamo in cucina, così vediamo se davvero mi fa questa schiumina nel cappuccino. Io vi dico subito che utilizzerò un cappuccino in polvere, quindi non andrò a fare il cappuccino classico con il latte e il caffè, ma utilizzerò quei preparati in polvere a cui bisogna aggiungere solo l'acqua, perché a me personalmente il latte non piace, quindi nel cappuccino classico sento troppo il gusto del latte, quindi preferisco quelli lì in polvere perché diciamo che questo gusto di latte lo sento meno e quindi mi piacciono molto molto di più. Andiamo a vedere se funziona e se davvero mi farà questa schiuma. Andiamo in cucina. Questa è la tazza del mio cappuccino. Adesso vediamo se funziona questo nuovo strumento. Io vado a mettere 2 cucchiaini e mezzo di polvere di cappuccino. Io utilizzo questa, come vi dicevo, perché comunque sento un po' meno il gusto del latte, questo qui. Vado ad aggiungere un pochino d'acqua. Non so neanche bene come utilizzarlo, questo strumento. Direi che posso fare come al solito, inserisco l'acqua direttamente nella tazza che già un po' è schiumoso di suo, però voglio vedere se possiamo aumentare. Vado a inserire questo strumento e vediamo cosa succede. Tanto vediamo se funziona. Sì, ok. Ah sì, vedete che si muove. Ve lo faccio vedere sperando di non fare danni. Però direi che funziona bene perché comunque vedete che la schiuma sta aumentando. Il risultato, insomma, mi sembra abbastanza positivo. Forse, essendo questo un cappuccino già abbastanza, diciamo, schiumoso di suo, forse non ha fatto granché, non ha, diciamo, fatto miracoli. Però forse un pochino più di schiuma ce l'abbiamo. Direi che lo posso anche provare magari con altre cose per vedere se effettivamente la schiuma aumenta. Però insomma, diciamo che è rivedibile. Per il momento io vi saluto, così vado a bere il mio cappuccino. Vi do appuntamento alla prossima. Mettete un like di incoraggiamento a questo video, che tutti i video in cui faccio esperimenti ho bisogno di un like di incoraggiamento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.